Potrei raccontarti la storia millenaria dell'olio d'oliva. Potrei ricordarti che da secoli e secoli ci nutre, ci illumina, ci abbellisce con i cosmetici che ne derivano. Ti ricordo solo che fu una dea a donarci l'olivo. Almeno così racconta il mito. Se hai la fortuna di visitare l'Acropoli di Atene, accanto al Partenone potrai ammirare l'Eretteo, splendido edificio del V secolo avanti Cristo, sorto là dove Atena e Poseidone si sfidarono in una gara di prodigi per guadagnarsi la gloria di assegnare il nome alla città che sarebbe sorta ai piedi della rocca. Poseidone, dio del mare, possente e temibile, col tridente donatogli dai ciclopi, percosse la pietra e fece balzare un magnifico cavallo, o forse zampillare dell'acqua salata. Atena, dea della sapienza e protettrice di tutte le arti, nata non casualmente dalla testa di Zeus, fece scaturire un olivo. Gli astanti non ebbero dubbi. Assegnarono la vittoria alla dea e l'onore di dare il nome alla città che avrebbe nutrito, illuminato ed abbellito il mondo. Così sorse Atene. L'olivo è una pianta da frutto originario dal vicino Oriente. I suoi frutti, le olive, vengono utilizzate soprattutto per l'estrazione dell'olio d'oliva. Nell'alimentazione quotidiana si fa largo uso di questo prezioso frutto, che però deve essere sottoposto ad una serie di trattamenti per la riduzione dei principi amari. In salamoia o sott'olio, intere o schiacciate, aromatizzate in vari modi a seconda dei gusti e delle usanze locali. Ogni regione ha le sue ricette tramandate dall'esperienza pratica. Le olive appena raccolte sono amarissime e prima di essere consumate devono essere sottoposte ad un trattamento di deamarizzazione che serve a togliere il sapore amaro dai frutti. A tavola le olive vengono consumate in mille modi diversi a seconda dei propri gusti: sott'olio, in salamoia, al forno ed in tantissimi altri modi, come farcite dopo averle denocciolate o schiacciate alla vecchia maniera. In commercio esistono una infinità di accessori che contribuiscono al trattamento delle olive. Il più comune, il più diffuso è certamente il denocciolatore, di cui ora stiamo vedendo un modello scelto a caso tra i tantissimi esistenti sul mercato nazionale ed internazionale. Molto consumate sono anche le olive schiacciate. Possono essere preparate alla vecchia maniera, schiacciandole con l'utilizzo di una pietra o un martello di legno. Esistono anche delle semplici macchinette che funzionano bene e danno un buon prodotto, come dalle immagini che stiamo vedendo. Ma c'è un altro modo per preparare le olive, forse meno noto, ma sicuramente non meno appetitoso: le olive incise o, se preferite, intagliate. Condite con aglio, origano, peperoncino ed olio diventano gustosissime per palati raffinati. Ma se per denocciolare o schiacciare le olive possiamo scegliere tra centinaia di utili accessori reperibili in commercio, per l'incisione di olive non è mai stato realizzato, almeno sinora, un attrezzo capace di imprimere 3 o 4 intagli in maniera tale da favorire la deamarizzazione e renderle così adatte alla preparazione di piatti gustosissimi e ricercati. Quello che ora stiamo vedendo è il primo apparecchio al mondo progettato, brevettato e realizzato per incidere le olive. Come si può notare, è molto semplice, leggero, igienico, perché è interamente realizzato in alluminio e facilissimo da usare.
Ed ecco come funziona questo straordinario alleato di vita quotidiana. Basterà caricare la macchina con 5 o più olive inserendole dall'alto. Sarà sufficiente poi, attraverso l'elemento telescopico, così come stiamo vedendo dalle immagini, esercitare una leggera pressione. Nell'arco di una frazione di secondo tutte le olive verranno espulse dalla parte inferiore, perfettamente incise su 4 lati. Lo stesso procedimento realizzato a mano, secondo il vecchio metodo con la lama di un coltello, sarebbe durato almeno un paio di minuti. Non è difficile quindi immaginare quanto lungo e faticoso sia dover incidere solo qualche chilogrammo di olive. Livantac è il nome di questo prezioso alleato domestico. Con Livantac è possibile in pochi minuti e senza fatica incidere le olive per poterle poi, a deamarizzazione completata, gustare in 1000 differenti modi. E per farvi capire quanto semplice, pratica e sicura sia questa macchina, abbiamo realizzato per voi una semplice animazione che non ha bisogno di commenti. Importantissimo anche per tutti quei cuochi, per tutti quei ristoranti che vogliono offrire piatti raffinati sinora destinati soltanto a pochi fortunati.